Si chiama Bali 46 il catamarano che partirà da Caporlando il 30 settembre alla scoperta delle Eolie, che ospiterà i 6 ragazzi affetti dalla sindrome Williams, che vivranno una nuova entusiasmante avventura all'insegna del divertimento, della scoperta e dell'inclusione. Partiamo dopo il 2017, ripartiamo con un nuovo viaggio, una nuova esperienza. È un progetto che non è basato solo sulla vacanza pura e schietta, ma diciamo al suo interno ha un ambito di progettualità terapeutica. Poi avremo anche la possibilità, grazie all'ospitalità del comune di Lipari, di visitare posti, andare addirittura a essere accompagnati sul vulcano, con una visita guidata con una guida preparata che aiuterà i ragazzi a capire, eccetera. Ma sarà anche un progetto di inclusione, di condivisione, perché stare 7-8 giorni in 11 persone su un'imbarcazione non sarà semplice, ci saranno dei momenti belli, ma forse anche dei momenti un po' di tensione, ma questo è quello che ci serve per preparare i ragazzi alla vita di tutti i giorni. Pronto ed emozionato per la nuova sfida, Nicola Romiti, che lo attende alla scoperta di Porti Nuovi insieme ai suoi amici. Siamo pronti, pronti tutti, ci manca solo le valigie e poi basta. Noi ragazzi siamo in 6, dopo c'è mio padre, mia madre, poi dopo c'è lo skipper e altre 2 persone, 2 amici dell'associazione, come l'anno scorso nel 2017 che abbiamo fatto da Genova fino a Trieste, ne ho girato 11 porti, erano tutti belli, mi piacevano un sacco. Un progetto ludico, culturale e terapeutico che durerà una settimana, curato dalla dottoressa Laura Brutti, che monitorerà a distanza l'andamento del percorso dei ragazzi. L'obiettivo è quello di far uscire questi ragazzi un po' dalla loro zona comfort, quindi lontano dai familiari, dalle loro amicizie, dal cellulare. Una situazione ovviamente sicuramente molto bella, tra bagni, insomma una sorta di vacanza, ma al tempo stesso mettersi in gioco per gestire i propri spazi, quelli degli altri, e anche dei momenti di condivisione delle proprie emozioni, dei propri stati d'animo, che avendo tanta energia da dover gestire sarà per loro un buon lavoro avere anche dei ritmi più lenti, un ritmo lento interiore intendo, no? A livello proprio psicologico. Il progetto, patrocinato dal Panatron Club di Fano, affida la direzione dell'imbarcazione al suo presidente, che ricoprirà il ruolo di skipper per tutta la durata della settimana con un programma ricco di impegni. Per me sarà un piacere portare questi ragazzi a conoscere questi posti meravigliosi. Dovrò sicuramente vedere all'inizio queste persone, che per tanti di loro è una primissima esperienza, come si comporteranno in barca. In base a questo cercare di individuare cosa poterli far fare e cosa non poterli far fare in barca. Perché poi comunque bisogna fare tutto nel massimo della sicurezza, e questo è un po' anche il bello di tutta questa cosa, vedere giorno per giorno e farli provare giorno per giorno delle esperienze nuove. È una barca che ci permette comunque in sicurezza di fare tantissime cose, perché è una barca grande ma molto sicura, e quindi piano piano cercheremo di farli fare tutte le esperienze possibili, e questo è alla fine il mio compito, quello di farli vivere al meglio tutto e di farli provare quello che è la navigazione, la conduzione di un'imbarcazione. Perché non si ha solo bisogno di terapie, ma anche di andare in barca a vela. Allora buon vento, ragazzi!